denaro è una scusa per difendersi dalla morte, è una maschera sotto cui l'uomo si nasconde per non far vedere che è un angelo triste e tribolato. Sono i versi di una grandissima poetessa milanese che io amo molto, ho letto e leggo tutte le sue poesie, Alda Merini, che altre volte ho citato, e che sono versi presi da una raccolta che si chiama Il suono dell'ombra e che padre Emiliano Antenucci ha riportato nel suo testo. Sono versi che ci fanno comprendere le tre S dell'inganno. Oggi ci soffermiamo sui soldi. E subito dopo la pausa delle riflessioni della Settimana Santa e quindi di Pasqua, riprenderemo soffermandoci sugli altri due inganni, e cioè il sesso e il successo. Il denaro è una scusa per difendersi dalla morte. Cosa c'è dietro, per esempio, la schiavitù di accumulare, di fare sempre soldi? Cosa c'è dietro l'inganno che noi facciamo a noi stessi del risparmio, del mettere da parte, e che poi di fatti è un'avarizia? Perché è giusto mettere da parte, mettere, come dire, farsi un piccolo conticino per poter affrontare i problemi della vita, gli inconvenienti, ma quando io vivo solo per questo e vedo solo quello e non vedo altro, non vedo per esempio le necessità degli altri, dei poveri, questa è avarizia. Dunque, il denaro, come dice Merini, è un modo per difendersi dalla morte. Noi, ogni cosa, leggevo ultimamente una riflessione di uno psicologo, non ricordo il nome perché era uno psicologo americano, difatti lo leggevo in una rivista americana, diceva che ogni cosa per l'uomo che ha potere, che lo fa sentire realizzato, che lo fa sentire qualcuno, che gli dà piacere, tutto questo serve per illudersi di essere eterno, cioè di non morire. Tutto questo avviene perché dentro di noi abbiamo un'antica paura della morte. Un'antica paura della morte. I soldi, quando prendono il posto del cuore, diventano per noi un inganno e una infelicità. E voglio chiudere con le parole di Papa Francesco, parole semplici, che lui ha pronunciate in una omelia del 21 ottobre 2013. Quando una persona è attaccata ai soldi, distrugge se stesso, distrugge la famiglia. I soldi distruggono. Fanno questo, no? Ti attaccano. I soldi servono per portare avanti tante cose buone, tanti lavori per sviluppare l'umanità, ma quando il tuo cuore è attaccato così, ti distrugge. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!